Salve a tutti, questo incontro è dedicato alla terza parte del modulo sulla programmazione 2021-2027. La parte riguarda la ricostruzione del quadro nazionale in cui si inseriscono le grandi scelte relative alle politiche per il lavoro, l'istruzione, la formazione, l'inclusione sociale. In particolare vedremo cosa prevede l'accordo di partenariato per l'Italia e ci porremo anche il problema molto rilevante delle coerenze di questa programmazione con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ricordate come nei punti precedenti abbiamo dato l'inquadramento delle strategie europee per l'occupazione, l'istruzione, la formazione e l'inclusione sociale. Nel secondo incontro abbiamo visto quali sono le norme generali delle politiche di coesione del 2021-2027 e poi siamo entrati nello specifico diciamo, dell'articolazione dei campi di azione del Fondo Sociale Europeo Plus. Oggi vediamo come questi elementi vengono recepiti all'interno del quadro nazionale, in particolare dell'accordo di partenariato. Ecco, se noi dobbiamo rappresentare, insomma, in maniera molto, molto schematica, le relazioni fra questi grandi momenti della programmazione, ecco, allora noi partiamo dalle strategie europee, diciamo nel nostro caso specifico, in particolare dal pilastro europeo per i diritti sociali, come anche dalle tematiche verdi o come anche dal recepimento a livello di Unione Europea di Agenda 2030. Partiamo inoltre dai regolamenti 2021-2027 che stabiliscono le regole di funzionamento fondamentali degli strumenti, dei programmi che attuano le grandi strategie europee e quindi questo insieme, insomma, di strategie e di norme di livello comunitario ovviamente tracciano la strada, il percorso per i documenti e le strategie nazionali. In particolare, noi abbiamo l'accordo di partenariato per l'Italia 2021-2027, che è stato elaborato dal Dipartimento delle Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'accordo di partenariato identifica le strategie generali di utilizzazione dei fondi, fa un elenco di programmi molto importanti e stabilisce quali sono le loro dotazioni finanziarie. Per dotazioni finanziarie noi intendiamo il cofinanziamento dei fondi, quindi dell'FS, dell'FS Plus e il cofinanziamento nazionale. Questa è una caratteristica dei nostri programmi a gestione concorrente. In coerenza con l'accordo di partenariato vengono sviluppati, sono stati sviluppati i programmi, tutti approvati. Approvati perché è previsto, insomma, sia l'accordo di partenariato, cioè i programmi vengono approvati dalla Commissione europea al termine di un negoziato. I programmi 2021-2027 sono o programmi nazionali gestiti dalle amministrazioni centrali oppure dei programmi regionali e delle province autonome. Naturalmente c'è una stretta coerenza fra il quadro strategico e programmatico dell'Unione Europea, l'accordo di partenariato e i programmi. Ne abbiamo già fatto cenno negli incontri precedenti. I programmi sono imperniati sugli obiettivi strategici, gli obiettivi specifici definiti dai regolamenti. I programmi identificano le azioni da realizzare in coerenza con i settori di intervento stabiliti dal regolamento stesso, in particolare dal regolamento comune, e insieme i programmi stabiliscono anche gli aspetti, definiscono anche gli aspetti relativi al sistema di gestione e di controllo degli interventi. Ecco, un aspetto importante sia di questa programmazione come di quella precedente, 2014-2020, è la presenza dei programmi nazionali. A che servono i programmi nazionali? Dice l'accordo di partenariato servono a disegnare una uniforme offerta di alcuni servizi essenziali per i cittadini
e servono anche a attuare strategie coordinate intorno a grandi obiettivi comuni. Quindi da una parte noi abbiamo i programmi regionali delle province autonome, ma abbiamo anche questi programmi nazionali che tendono appunto ad armonizzare interventi e metodi di azione. Quindi la parola chiave è quella dell'esistenza di un valore aggiunto di un'azione di livello nazionale. Ecco, i programmi nazionali, naturalmente anch'essi devono conseguire obiettivi strategici e gli obiettivi specifici. Noi abbiamo questi programmi nazionali che vedete elencati, Metro Plus, Città Medie del Sud, inclusione e lotta alla povertà, giovani, donne e lavoro, scuole e competenze, capacità per la coesione, culture, equità nella salute, ricerca, innovazione e competitività, sicurezza per la legalità. Abbiamo anche un programma del JTF, Just Transition Fund, il Fondo per una transizione giusta, che in particolare è concentrato in alcuni territori del nostro, paese, in particolare l'area di Taranto e il Sulcis, in cui esistono delle problematiche particolarmente rilevanti per quanto riguarda la riconversione ambientale dei territori, insomma, in cui c'è stata o c'è la presenza, diciamo, di industrie con un forte impatto, insomma, sull'ambiente. Ecco, i programmi nazionali, alcuni dei programmi nazionali sono riservati alle regioni meno sviluppate, che sono in particolare gli ultimi quattro che vedete elencati nella tabella: cultura, equità nella salute, ricerca, innovazione e competitività, sicurezza per la legalità. Gli altri invece sono aperti a tutte le regioni italiane. Insomma, ecco, naturalmente sono programmi nazionali, ma la loro ricaduta, come potete ben immaginare, è sui territori. Ecco, questa tabellina ci dice una cosa interessante. Molti programmi nazionali, in tutto o in parte, contribuiscono a realizzare l'obiettivo strategico 4, cioè quello dell'Europa più sociale. E quindi vedete, noi abbiamo dei programmi che sono interamente imperniati sull'obiettivo strategico 4, come inclusione e lotta alla povertà, giovani, donne e lavoro, scuola e competenze. Anche il programma nazionale Metro Plus e Città Medie del Sud prevede interventi sull'obiettivo strategico 4, in particolare in materia di inclusione sociale nelle aree metropolitane. Ecco, abbiamo poi il programma Capacità per la coesione, che è un programma di costruzione, come si dice, di capacity building, di rafforzamento della capacità amministrativa, quindi non è specificamente collegato agli obiettivi strategici del regolamento, ma riguarda un'azione di rafforzamento delle stesse amministrazioni nazionali, del partenariato e in generale delle istituzioni per l'attuazione dei fondi per la coesione. Ed è a titolarità del Dipartimento della Coesione presso la Presidenza del Consiglio. Ecco, questo aspetto della forte rilevanza all'interno dei programmi nazionali, della componente legata al lavoro, istruzione, formazione e inclusione, la vedete rappresentata anche in questa slide. La quota dell'FS Plus sui programmi nazionali è parecchio più alta rispetto alla quota dell'FS Plus sui programmi regionali. In particolare, vedete, nei programmi nazionali io ho delle somme sostanzialmente paragonabili in termini di dotazione finanziaria per quanto riguarda il FESR e l'FS Plus. Invece nei programmi regionali il FESR sicuramente è il fondo prevalente. In tutto, insomma, le risorse, diciamo, previste dall'accordo di partenariato, per quanto riguarda FES, FS Plus e JTF, come abbiamo visto, si applica solo in realtà circoscritte, insomma, nel nostro paese, e complessivamente le risorse per le politiche di coesione sono superiori ai 42 miliardi di euro. Quindi, insomma, una cifra di particolare rilevanza, e abbiamo detto, insomma, come, diciamo, di questa dotazione l'FS Plus, in particolare nei programmi nazionali, ricopre una quota molto significativa.
L'accordo di partenariato, insomma, che è un documento strategico generale, ma poi insomma, le concrete azioni, insomma, noi le troviamo nei programmi regionali e delle province autonome. Ecco, l'accordo di partenariato dà degli indirizzi strategici. Allora, rapidamente, quali sono le priorità espresse dall'accordo di partenariato per quanto riguarda questi tre grandi ambiti, insomma, di cui ci occupiamo, dell'occupazione, dell'istruzione e formazione, dell'inclusione sociale? Ecco, diamo una rapida lettura di queste scelte fondamentali. Insomma, possiamo notare che sono delle scelte chiaramente coerenti con le strategie europee, con il pilastro europeo dei diritti sociali. Vedete come molte parole chiare ritornano, insomma, nelle varie programmazioni, nei vari strumenti che stiamo esaminando, e naturalmente anche a valle sono i programmi regionali delle province autonome, così come programmi nazionali che devono stabilire delle coerenze rispetto alle scelte dell'accordo di partenariato. Allora, quali sono queste scelte fondamentali o queste priorità? Giovani e persone, ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. Noi continuiamo a usare questo acronimo NEET, insomma, che sono appunto queste persone fino a 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono inserite in percorsi di formazione. Ecco, questa è una priorità. Per promuovere l'accesso al mercato del lavoro dei giovani, in particolare dei NEET, è una delle grandi priorità dell'accordo di partenariato che viene attuata combinando interventi di politica attiva, di istruzione e di formazione. Una seconda priorità è quella delle donne e del mercato del lavoro. In particolare, l'accordo di partenariato sottolinea l'importanza di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso strumenti integrati, come sono l'incentivazione delle imprese, di sostegno all'imprenditorialità femminile, di facilitazione dell'accesso al credito e così via. Qui qual è l'indicatore rilevante su questo aspetto? Il tasso di occupazione, cioè la quota delle persone che lavorano rispetto alla popolazione in età attiva, in età da lavoro. Ecco, i tassi di occupazione femminili, anche nelle realtà più avanzate del nostro paese, sono inferiori ai tassi di occupazione maschile. E diciamo, il tentativo deve essere quello, anche nelle realtà più forti del nostro paese, ma direi anche dell'Unione Europea, di annullare questa differenza. Dice ancora l'accordo di partenariato, dobbiamo dare un ruolo rafforzato all'economia sociale, perché l'economia sociale può dare un contributo importante all'inserimento, all'inclusione lavorativa delle persone vulnerabili, alla produzione di servizi rivolti alle persone svantaggiate, e dobbiamo migliorare l'efficacia dei servizi per il lavoro, per esempio la profilazione, l'orientamento, i piani di lavoro, l'avvio alla formazione, l'allineamento fra domanda e offerta. Ecco, qui per quanto riguarda in particolare i servizi del lavoro, la parola chiave è un po' quello della personalizzazione, come si dice, del tailor-made, cioè riuscire a calibrare i servizi strettamente sulle esigenze dei destinatari. Ecco, per quanto riguarda invece istruzione, formazione e competenze, quali sono le priorità individuate dall'accordo di partenariato e che poi, come vedremo, si ribalteranno anche nel livello regionale o nel caso specifico che stiamo esaminando della provincia autonoma di Bolzano. Innovatività ai sistemi di istruzione e formazione, il mondo sta cambiando, siamo di fronte a grandi transizioni, la transizione digitale, la transizione climatica, l'innovazione. Bisogna rendere più coerenti e innovativi i sistemi di istruzione e formazione rispetto a questi grandi cambiamenti. Analogamente, ci vuole più integrazione fra apprendimento ed esperienze lavorative. E quindi, ad esempio, parliamo di rafforzamento dell'apprendistato, dei tirocini in funzione formativa, ovviamente, un dialogo più strutturato con imprese e sistemi produttivi, in modo anche da eliminare il cosiddetto mismatch, il disallineamento fra la domanda e l'offerta di lavoro, fra la domanda di lavoro espressa dalle imprese, fra l'offerta di lavoro espressa dalle persone.
Bisogna combattere la dispersione scolastica ed accrescere le competenze di base. Vi sono realtà nel nostro paese dove il fenomeno della dispersione scolastica è ancora molto alta, quindi delle persone che fuoriescono prematuramente dai percorsi di istruzione, l'estensione della formazione permanente e continua, in particolare con una priorità su lavoratori meno qualificati e gli autonomi meno protetti oppure ancora appartenenti a settori maggiormente colpiti dalla crisi. Il terzo ambito riguarda l'inclusione e la protezione sociale. Qui cosa dice l'accordo di partenariato? Dobbiamo consolidare il sistema di protezione e inclusione sociale, quindi rafforzare la gestione integrata, personalizzare i servizi. Dobbiamo inserire meglio i cittadini dei paesi terzi. Ovviamente questa è una realtà, insomma, che sta sotto i nostri occhi in questa fase, quindi un migliore inserimento sociolavorativo e di inclusione sociale in nuovi cittadini. Un'azione mirata per l'inclusione delle comunità emarginate, il sostegno alle donne a rischio di discriminazione, vittime di violenza in altre condizioni di fragilità, un'ulteriore priorità identificata dall'accordo di partenariato, contrasto alla povertà estrema e alla marginalizzazione, una realtà anche metropolitana, non confinata alle regioni più povere del nostro paese. La priorità di abolire la povertà infantile anche in attuazione delle iniziative europee della Child Guarantee, contrasto al disagio abitativo di soggetti con fragilità sociale, promozione dei percorsi di legalità, ad esempio a sostegno delle vittime di racket e usura, potenziamento dei servizi sanitari e dell'assistenza di lungo periodo. Quindi l'accordo di partenariato dà questa serie, questo che potremmo definire un importante preambolo sostanzialmente delle programmazioni regionali e delle province autonome che naturalmente con le necessarie differenze dovute ai contesti, alla specificità dei contesti, ecco, queste priorità poi noi le troviamo attuate all'interno dei programmi nazionali, programmi regionali e delle province autonome. Un'ultima questione molto importante riguarda la coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Ecco, sono strumenti diversi, quelli relativi ai fondi, quelli relativi al PNRR, sono diversi dal punto di vista attuativo, anzi sono molto diversi dal punto di vista attuativo, dal punto di vista delle scadenze. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella prima metà del 2026 dovrà essere completato. Ecco, però entrambi sono strumenti della coesione e quindi all'interno delle missioni, delle componenti del PNRR, noi troviamo molti interventi che vanno messi in coerenza, resi sinergici, demarcati rispetto agli interventi, ad esempio, dell'FS Plus. Ecco, vedendo, scorrendo le varie missioni e componenti del PNRR, voi vedete ad esempio una missione su istruzione e ricerca che riguarda potenziamento delle competenze e diritto allo studio oppure dalla ricerca all'impresa. O vediamo una missione che riguarda inclusione e coesione, al cui interno troviamo per esempio politiche per il lavoro o infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Ecco. A titolo puramente semplificativo, noi qui abbiamo esploso il quadro della componente su politiche per il lavoro M5C1 in ambiti di intervento e misure, ecco, e vedete come nel campo, ripeto, delle politiche per il lavoro ci siano sia riforme sia investimenti che sono affini o che devono essere messi in coerenza rispetto agli interventi dell'FS Plus, dei fondi in generale. Ad esempio, potenziamento di centri per l'impiego, creazione di imprese femminili, sistema di certificazione della parità di genere, sistema duale, per quanto riguarda in particolare l'alternanza, diciamo, della formazione e dei momenti di tirocinio di esercitazione e di apprendistato. Ecco, quindi vedete come
proprio la stretta complementarità, insomma, fra PNRR e fondi, FSE Plus, insomma, nel caso specifico, rende import molto importante, renda fondamentale un'azione molto fine e specifica di sintonizzazione degli interventi per fare in modo, insomma, che questi due grandi sistemi di attuazione, in particolare nel campo delle politiche per il lavoro, istruzione e formazione e inclusione sociale, rendano insieme degli effetti, insomma, particolarmente efficaci e coordinati. La parola chiave, insomma, è coordinamento. Ecco, anche questa parte, insomma, del nostro modulo sulla programmazione comunitaria, nazionale, regionale e completata, ci rimane un ulteriore passo, insomma, nell'ambito di questo modulo che riguarda l'esame in particolare delle scelte e della struttura per interventi all'interno del programma della provincia autonoma di Bolzano dell'FS Plus 2021-2026.